Allora, cari signori, abbiamo qui una delle più grandi cantanti del nostro panorama, ovvero Nada. Voi direte perché è venuta qui? Perché ha un disco che è perfetto per la nostra situazione, perché si intitola Occupo poco spazio. Dato che noi abbiamo una stanzetta piccolina dove farvi suonare, siamo estremamente contenti di averti qui oggi. Sulle vie illuminate, tra la gente distratta, tra le ombre fuggenti, tra le scale che scendono, tra le file della gente, tra i pensieri disturbati, tra le macchine incidenti. Ti ho perduto di vista e adesso che faccio? Bevo un caffè nella strada 23, alla 24esima. Aspetto che scenda una pioggia e mi bagni tutta. Da capo ai piedi e mi porti lontano, 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 e una vertigine mi prende dalla testa ai piedi. Sono libera ma intanto non capisco cosa vedi, è la luce dei miei anni, i pensieri ormai travolti da milioni di gocce, libere tutte. Come una polpetta lanciata dalla bocca di un tempo morto che non sa stare al suo posto, occupo poco spazio, occupo poco spazio, occupo poco spazio. Occupo poco spazio. Allora, Nada, se c'è un aggettivo che si può tranquillamente usare per la tua lunga carriera è assolutamente, come dire, anzi l'aggettivo forse è poco, perché la frase giusta è senza pace, cioè non hai mai trovato la soddisfazione definitiva, cambi costantemente, ne provi una ogni volta nuova, insomma. Cos'è questo fuoco che ti brucia dentro? C'è una mia amica che mi dice che quando hai trovato la pace, quando pensi che tutto sia a posto, che tutto sia perfetto, è finita. Vuol dire che sei morto. Non hai più niente da fare. Ed è una cosa così semplice ma così vera, certo. In effetti. No. Però ti piace sempre, come dire, sottoporti a una sfida diversa, qualcosa di nuovo. Ma non lo so, io, per me è naturale, non è che io dico adesso mi metto, cioè gli altri che dicono questo, che mi vedono così, e io rimango sempre stupita, devo dire, perché per me è molto semplice, molto naturale, cioè la musica è andare avanti, è sperimentare, è curiosare, è fare, cioè, tante di quelle cose che insomma non, è normale. Ogni volta che esce un disco, voglio dire adesso da quello da Vamp, che era precedente di questo, sono passati 2 anni e mezzo, in 2 anni e mezzo succedono tantissime cose, poi di questi nessuno tempi che viviamo, cioè siamo bombardati da 3.000 cose fuori e quindi che poi entrano dentro di noi, dalla nostra vita, i cambiamenti che noi abbiamo, e quindi è chiaro che tutte queste cose entrano anche, cioè, nelle canzoni. Adesso cioè. È così, domani non lo so, ieri era un'altra cosa e quindi... Senti, perché questo titolo? Occupo poco spazio, a parte il fatto che l'hai scritto per venire a cantare qui. Esattamente. Ma guarda, i titoli sono sempre una cosa misteriosa, no? Cioè uno cerca di dargli 3.000 significati che probabilmente ognuno poi legge giustamente, però poi nascono anche così. Questa è la canzone che hai appena cantato. E alla fine suonava bene. No, ma c'è anche un suo perché. Poi io mi sono, vedi, cioè, in fondo io c'è una canzone mia che si chiama Luna in piena, dove io dico mi dondolo in disparte, un'altra canzone che dico sono un oggetto senza valore, un'altra che dico lei non parla mai, lei non dice mai niente. Evidentemente io ho una visione un po' di un'intimità, di un modo di essere in un mondo così pieno di cose, che sono consapevole in fondo che il mio spazio è anche piccolo, è poco,
sono fiera anche di questo, sono consapevole, cioè non vuol dire che sia uno spazio riduttivo, limitato, come certo. Tu qui è piccolo, però mi hai detto che c'è un sacco di musica bellissima, magnifico. No? Quindi, cioè, anzi, è proprio perché è un poco spazio, ma è mio, è molto importante, quindi è proprio da lì che nascono le cose, che entra il mondo e che io poi mi metto davanti al mondo. E quindi ci sono i miei affetti, i miei amori, le cose che mi interessano, c'è tutto lì dentro, quindi è uno spazio, però in questo cosmo esagerato dove oggi il mondo è pieno, io... Meglio avere un piccolo spazio. Sì, che poi tanti piccoli spazi fanno il grande spazio, perché poi alla fine tutti siamo un piccolo spazio, però insieme poi diventiamo... Una cosa molto più ampia. Tu hai visto un bosco, per esempio, certo, no? Se tu vedi un albero, l'albero solo. È solo, no? È lì così. Però poi se lo vedi in mezzo a un bosco, diventa un bosco, è una cosa meravigliosa, no? E anche l'albero diventa più grosso, più importante, più fiero. Vai. Allora, facci sentire un'altra cosa di questo. Innanzitutto il tuo simpatico innanzitutto compare. Sì, Francesco Motta, che è un bravissimo musicista, qui siamo un attimino, abbiamo un versione po' ridimensionato, sì, anche perché questo disco è registrato con una piccola orchestra, siamo in 12 elementi, quindi oggi proprio in via eccezionale lo facciamo, ma neanche come perché è nato ci vuoi ancora. Bene, ma perché sì, ci vuoi perché, bene. Perché... Allora, questo è l'album, andiamo ad ascoltare un pezzo che si chiama... Che si chiama L'ultima festa. Fantastico. Il cantareo, il cantareo, oh, oh, il cantareo, la musica che senti. Il funerale di questi anni che non si legano bene, è tutto un funerale, guarda come piange la gente sotto il cielo di questo avvenire, non mi invita al funerale, e la stagione è andata male, che seppelliscono le idee, e tutto resta sempre uguale, e se ti chiedo lasciato come un fiore sulla tomba di un mondo che muore, sulla crisi di una passione, di un paese che non ha più nome, strada di un mondo che muore, di un paese che non ha più nome, è il cambaleo, oh, è il cambaleo, oh, oh, è il cambaleo, Adesso però sono curioso, il cambaleo che cos'è? Allora, il cambaleo, questa parola che è uscita così da me senza sapere perché il significato, poi sono andata a cercare se veramente era una parola che aveva un senso, oppure a volte sai quei suoni che mentre scrivi le canzoni vengono fuori. Invece il cambaleo ha proprio un significato, è una forma di teatro ambulante spagnolo del 1500, si usava che degli attori andavano su un carro che diventava il palcoscenico e andavano nei paesi, nei posti più impensati a raccontare alla gente tutto quello
di marcio e di orrendo che succedeva nei palazzi del potere della capitale. E quindi questa forma di teatro si chiamava il Cambaleo ed era formato da cinque uomini che piangono e la donna che canta. Beh, non male, vedi. E io ho Allora, detto, ma non aveva è un senso possibile, tutto cioè, aveva questo. un senso, è Fantastico. incredibile. Senti, i piani prossimi, tournée, giri, Tournée, concerti, spettacoli. tournée, iniziamo il 22 di marzo, Il disco esce il il 14. disco è il 14, ma stavo dicendo di Francesco Motta, che prima non ho presentato abbastanza, che Un vero rocker sì, innanzitutto, lui l'aspetto. suona tutto, chitarra, tastiere, batterie, insomma è incredibile. Poi Secondo dello già chi ha visto i spazio. nostri concerti lo sa, appunto, secondo dello spazio qui. E poi è il leader di una band veramente eccezionale che si chiamano i Criminal Jokers. Detto bene? Grande nome, eh? Non Sì, male. Già che li invitiamo a Webnote, allora. Quando esatto. volete venire a suonare nella stanzetta Esatto, qui. io vengo a suonare, Francesco, ti accompagno io. Andiamo a, come dire, a concludere. Giro di concerti che va avanti fino a più o Beh, io credo meno tutta tutta l'estate. l'estate. Sì, inizia adesso nei club, nei teatri e poi quando arriverà la bella stagione andremo a fare. Sarò anche a Roma, vengo. Adesso però tutte le date io sono un po' No, no, ma smemorata, non tanto so la gente poi niente. non se le Tanto ricorda, le poi trova, le esattamente. troveremo. Benissimo, allora ti ringraziamo moltissimo, vi ringraziamo moltissimo per essere stati qua. Con che pezzo ci salutiamo? Con questa vita cambierà. Speriamo. Speriamo. Storia d'amore, iniziata per caso in questa città del nord, dove lei è arrivata senza sapere che la sua vita cambierà. Fantastico. Allora, era i brani che avete ascoltato sono di questo splendido disco, occupa poco spazio, abbiamo avuto con noi oggi Nada. Grazie. Il cambaleo, oh, il cambaleo,